not nor. Questo livello qua è bello tosto, ragazzi. E siamo dentro il Monte Vesuvio proprio. Non credo che riuscirò a finirlo, perché c'è il boss finale poi che è ancora tosto. Il boss finale, non ve lo spoilerò, però è tosto. Il discorso che io facevo tempo fa nel livello della Transilvania è che loro, siccome quello doveva essere il livello di dove c'era poi alla fine Amelia, potevano fare un livello che stava nel Monte Vesuvio e l'hanno fatta alla fine. Molta gente abbina Amelia a qualcosa di oscuro, non di italiano, perché non si ricordano molti in America che Amelia è un personaggio che abita sul Monte Vesuvio. È canonico anche nella serie animata di DuckTales, lei abita là, però hanno voluto comunque fare un livello che per il mondo anglosassone ha più senso, no? La Transilvania, la strega, no? Il vampiro. E però, come vedrete, qui si parla di vampiri, quindi il vampiro non l'hanno messo nella Transilvania, ma l'hanno messo nel Vesuvio. E la strega Amelia, che doveva stare nel Vesuvio, non l'hanno messa nel Vesuvio, ma l'hanno messa nella Transilvania. C'è da chiedersi un po' come hanno ragionato. Zio Paperone, tu vai avanti, i wicco qua sono importanti. Il Covid, aiuto, non mi attaccare il coronavirus. Da dove vieni? Ti è un pipistrello del Vesuvio? C'è qualche variante strana? Oh, lì sotto il mazzo non posso più prenderlo. Ha una crisi di nervi, Zio Paperone. Oh, non posso prendere il forziere perché ho rotto il mazzo. No! Hai il cuore di pietra, ma hai la fame di oro. Le due cose sono correlate. Lo zio Paperone t'ha preso una volta a manata. Lo zio Paperone è potente. Tu sei solo un papero un po' indolente. Zio Paperone trova cristalloni e gemmone. Ci sono i paperi delle paludi, però versione lava. Ammazza che bestie, questi riescono a vivere nella lava. Mamma mia. Comunque sembra miele. Oh, mi piace questa zona. Sono delle cascate di miele. È il mio sogno più grande. C'è chi sogna di fare l'amore con Vanessa Bayer o con Scarlett Johansson. Io sogno di nuotare in incredibili e distese di miele. Guardate, dietro ci sta qua di Pietra Fame d'Oro. È come la intro di Padre Brown. Oh, dov'è il papà di Ron? Poing. Figo però, dai. C'è qualcosa qui dentro. Oh, mamma mia. Salve, sono cuor di pietra ed ho fame di oro. Vai su. Riccardo che deve fare. Oh, però anche lui, dai, è abbastanza figo. Dai, guarda là, riesce a tenere un masso. È forzuto anche lui. È il papero più simile che esiste a zio Paperone, dopo tutto. È un altro che comunque mosso il culo, credo, però. Oh porra. Saliamo su. Boing, bastava saltare sopra. Non mi freghi. Non mi freghi, a meno che non ne passa un attimo. Pum, torta. Questa torta ha l'aria di essere molto buona. Deliziosa questa torta, signora Bickley. Signor De Paperoni, ma come sta mangiando? Fa molti rumori con la bocca. Signora Bickley, deve scusarmi. Ho saltato sui forzieri. Ho saltato su dei massi. Era pieno di lava. Mi sono accaldato. Pensi lei di muoversi in continuazione, di fare dei salti con un pogosti, con il suo bastone, no? Di avere a che fare con un papero bastardo che ha tutta la vita che cerca di fregarti, ma devi collaborare per forza con lui perché avete un nemico comune. Ti immagini tutte queste cose, tutta la fatica, sia fisica che mentale. Per favore, mi lasci mangiare la torta come voglio. Ok, signor De Paperoni, capisco. Mister De Paperoni, devo dire che mi sta facendo un po' schifo. Ah, c'è anche la sezione dei carrelli, bello. Quindi la sezione dei carrelli c'è in tre livelli. Al pelo. Al pelo. Whipped.
Get a move on, MacDuck! Wow! No, non ho saltato in tempo! Creepypasta. Un giorno ho aperto il videogioco di Zio Paperone ed era tutto pieno di miele. E una piccola faccia di Winnie the Pooh compariva sull'angolo della mia retina. Ero preoccupato perché anche dopo aver spento il gioco, quella faccia di quel maledetto orsetto continuava a comparirmi. Questa era una creepypasta su Winnie the Pooh che invade il gioco di Zio Paperone. Io so qual è la domanda che tutti vi state facendo. Winnie the Pooh, cosa vota? Io ragazzi, voto per quelli che vi possono dare più miele. Quindi voterei volentieri per quel gran amicone di coniglione di tappo. Vado a mangiare a Dio qui. Dio. Porca miseria. Ah. Ah, torta, meno male. Oh, siamo arrivati al boss finale, porca miseria, ragazzi, questo è terribile. Gold bricks in your caboose? Ho visto loro sono due vecchi ricastri. Si sono fatti anche loro il culo per avere la fortuna che hanno e si prendono in giro. Ma che cazzo hai fatto? Hai messo qua tutti e tre in una gabbia? Almeno la banda bassotti aveva la decenza di metterne uno per gabbia. Tutti e tre in una gabbia sola. Whoop. Cosa? No! Doppio tradimento! Doppio giochista! Ma che cosa è successo? Amelia gli ha venduto un quadro del conte Dracula? $5 painting for you saved expensive treasure hunting expedition for me. And now, at long last, I am ready to use treasures to complete... Ah, quindi, allora, ora lei combina i 5 tesori che Paperone ha trovato durante questa avventura, li combina e così riporta in vita Dracula. Quindi era tutto un elaborato piano per far prendere a Zio Paperone tutti i tesori. Ma io perché ci ho giocato un po' di tempo fa non mi ricordavo bene in che misura l'aveva ingannato Paperone. C'era, gli ha messo tutta la mappa fatta a pezzi, no? Che ha trovato nei vari posti dove è andato. Per dargli degli indizi dove trovare questi tesori, che ovviamente Zio Paperone è ghiotto di tesori. E questi tesori però gli ha fatto trovare gli indizi per trovarli perché voleva che Paperone li prendesse per lei, così poi lei riusciva a fare questa cosa qua. Hai capito? Non so se mi sono spiegato. E questo conte Dracula che sta creando è un conte Dracula che ha il completo servizio di Amelia. Vabbè. Lancia un pipistrellino. Poi ne lancia un altro. Ma che devo fare? Devo colpire? Sì. Lo devo colpire, va bene. Forse a lui non lo posso colpire, vero? No. Oddio, diventa un drago. Va bene. Ah, mi serve per... lo devo usare per colpire lui. Ok. Oddio, mo diventa gigante. Mi ricordo sta cosa. Mamma mia. Ok. È finito? Va bene.
Lo devo usare per beccarlo a lui. Ma porca troia, era troppo lontano. Faccio dare i colpi così. Oh. Lui si è arrivato con zero vite. No, questo è terribile. Questo è terribile, ragazzi. Mamma mia. Devi stare attentissimo a come si mettono. Stare attento alla formazione che creano. Dove sta? Porca miseria, vedete, qui era troppo lontano. Non ci sono arrivato. Finito. Ma che se mi faccio colpire pure da pipistrello? Vabbè ragazzi, non ho finito. Non si può fare. Non posso avere così pochi colpi, ce n'ho uno solo. Deve succedere un miracolo perché io riesco a finirlo così. Mamma mia. Ecco, fine, mi ha colpito col dente. Mamma mia che ansia, ragazzi. C'ho un'ansia. Oh. Via qua, mo. Ah, mo lo fa partire dall'alto? Mo lo fa partire da... Ah, mo due ne fa. Capito? Mo si mette in alto. Mo devi... E come fai? Devi stargli vicino. No, ho preso il colpo. Dai, 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 vediamo cosa fammo. Giallo. Oh, no, no, no. No, non è ancora morto. Oddio, mo che fa? No, di nuovo i pipistrelli. Mamma mia. No. Oddio. Basta con questi pipistrelli. Basta. Sì. Sì, ce l'ho fatta! L'ho sconfitto! E dai, guarda come urla! Ah, Dio! Si è pietrificato! Ah, e torna polvere! che cos'era quella? No, mo devo pure scappare, ragazzi, con un colpo solo di vita. No, speriamo che mi danno la torta. Dai, che qui qua sono usciti. Ah, mettiamoli in sicuro, diamoli a Jet McQuack. Sì, il posto sta tutto crollando, abbiamo visto. Questo è quello che succede quando metti le cose su un vulcano o dentro un vulcano. Non ho capito mai cosa stanno dentro. Guarda, guarda questi che bisticciano, che comunque sono coglioni. Tutti e due vogliono sta cavolo di numero uno che porta fortuna. Ha ragione Amelia, sei già schifosamente ricco. Ecco, tra i due litiganti il terzo gode. Il terzo in questo caso era un coso di roccia. Un pilone di roccia. No, ma c'ho solo... Ma c'ho solo un pezzo di vita. Ma come si fa? Come faccio? No, 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 no. Datemi un po' di vita, vi prego. Come faccio? Quelli scappano dall'alto. Sono fuggiti. Eccomi. Bene. L'ho presa. Ora devo scappare, ragazzi. Mamma mia che ansia.
No! Oh! Oh! Oh, salvatemi! Salvate lo zio Paperone! Oh! Mamma mia, mi sa che io l'ho fatta! Oh, madonna ragazzi, voi non avete idea quante volte ho provato a fare sta cosa. Mamma mia, meno male, guardate il cielo. Guardate quel monte lì. Ma che, il Monte Vesuvio è fatto a forma di faccia di Amelia? Penso che i napoletani se ne sarebbero resi conto, no? Ah, lui li ha persi tutti. È vero, perché comunque lui è andato lì, però lei l'ha fusi tutti in quel calderone, quei cosi, per risvegliare Dracula Duck. No, bellissimo però il tramonto così. Devo dire che c'ha dei bei colori, c'ha dei bei sfondi, l'hanno fatti bene. Ma che cazzo stanno a fare qui? Si è rimasto appeso così ad Amelia. Zio Paperone rimane il papero più ricco del mondo. Guardate, sono tutti qua. Li portano in galera, tutti in galera. Cuore di pietra, fame d'oro, non solo non sei diventato il papero più ricco del mondo, ma mo te ne vai pure in gattabuia insieme alla banda Bassotti. Guarda. Che figo, ci sono tutti i personaggi, c'è anche il papero lì. C'è cosa? C'è perfino maggiordomo. Ora zio Paperone li porta a prendere il gelato. Why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. Ah! Zio Paperone super tirchio! Gli dava i coni senza il gelato! E la madonna! Oh, abbiamo finito sto cavolo di gioco DuckTales. Io il finale l'ho dovuto rifare un bel po' di volte, ragazzi, perché poi io riuscivo a finirlo, riuscivo a uccidere Dracula Duck, ma poi tutte le volte, porca miseria, c'era quel momento in cui bisognava scappare dalla lava, terribile. No, prima c'era il momento, prima avevo problemi a raggiungere Amelia e Cuor di Pietra, che andavano a prendere la numero 1. E poi dopo quello dovevo pure scappare e non riuscivo. Quel momento poi là della lava, che devi scappare dalla lava, un'ansia, ragazzi. Guardate qui gli sfondi, però, che carini. Devo dire che questo è uno dei giochi più belli dal punto di vista grafico, della Way Forward. Ci hanno fatto dei bei disegni, migliori di quelli di Shantae, devo dire, perché in Shantae c'è sempre stato un mezzo problema di c'è sempre stato un connubio fatto un po' male di cose un po' in pixel art e un po' non. C'erano i disegni dipinti, gli sfondi erano tipo dipinti come questi che state vedendo qua, che sono molto belli, però loro li pizzelavano. Tipo in Shantae and the Pirate's Curse ci stanno gli sfondi che sono palesemente dei dipinti pizzelati, invece qui non l'hanno pizzelati e quindi non stona. Ci sono degli sfondi, più che altro qui gli sfondi sono fatti al computer, per carità, però si vede che c'è stato un'attenzione per il livello artistico un po' migliore anche della media dei giochi della Way Forward. Ma forse perché è un gioco Disney comunque. È un gioco Disney e poi soprattutto è un gioco di Zio Paperone. Un remake di uno dei più amati videogiochi della Disney questo. Insieme a quello di Hercules, di Aladdin e penso... Quale altro gioco molto apprezzato della Disney? Cioè, vabbè, a parte Kingdom Hearts. Ah, Paperino Operazione Papero. Questo qua è DuckTales dell'89 e... gli altri giochi degli anni, quei giochi degli anni 90 su Hercules, Aladdin, anche il Re Leone e poi Paperino Collezione Papero, probabilmente sui giochi più belli della Disney, di quelli classici. Poi c'è Kingdom Hearts, che è un gioco Disney tra virgolette, perché è fatto con la Square Enix, che c'ha un po' tutto un altro modo di fare. È un gioco Disney a metà, nonostante ci siano molti personaggi Disney. Guardate che figo, tutta la lava, il miele. Oh ragazzi, sono contenti, c'è un sacco di miele. Miele ovunque.
Alice Jones. Come Alice Jones? Ma l'avevo visto, l'avevo letto anche l'altra volta che c'era Alice Jones in DuckTales. Cos'è questo? Ah no, Alice Jones l'avevo letto anche in Shantae. Quello nuovo, come si chiama? Shantae and the Seven Seas. Che l'ho rigiocato con un amico mio, poi l'ho rifinito da solo. E c'era quella Alice Jones. Non credo proprio sia l'Alice Jones famoso, quello di Inter, quello dei complottisti. Michael Mayer, ecco, Michael Mayer, tra l'altro questo anche non è quello là che penso io. È scritto in un altro modo, non con l'Y. Jonathan Olazabal, Robert Grumman, Kyle Killian, Christopher Stevens, Killing Gaze, Joseph Grieve, Alice McCautai, Mamute Rui, Michael Crabtree, Takuro Kuya, Christopher Smith, Michael Pattison. Ecco, Michael Pattison l'ho già letto, perché quando ho letto i titoli di coda di Mighty Switch Force mi sembra che c'era. Anton Mola, Richard Earl, Matt Dahlgreen, Andrew Schnorr, se non l'ho letto lì erano i titoli di coda di qualche gioco di Shantae. Tsuyoshi Kanda, Karen Conro, Group Band Manager. Comunque bello ragazzi, difficile il finale, anche perché non ho voluto farmare le vite. Farmare le vite per i neofiti del mondo dei videogiochi vuol dire quando tu vai indietro a riprenderti delle cose. Vabbè, lasciamo perdere, è difficile da spiegare. Quando uno va, non potevo rigiocarmi vari livelli, accumulare vite, ormai che avevo tanti colpi vita, così poi nel finale, se morivo varie volte, c'avevo molto gioco, cioè potevo morire varie volte con tranquillità, tra virgolette, e riprovare. Invece ci sono andato da solo, senza nessuna... Ecco, in Guglia l'avevo già letto. Ci sono andato da solo, senza farmare le vite, senza accumulare altre vite. E sono riuscito con quelle sole due vite, di cui me ne sono fottuta solo una. E comunque, gliel'ho fatta. Mamma mia, ho dovuto un po' impararmi il livello, per finirlo in quel modo là, perché era una cosa abbastanza terribilina. Mamma mia, soprattutto il fatto quando devi scappare, che cavolo. Mi ha dato più rogne questo che il finale di Mighty Switch Force. Poi questo io è un gioco che ho già finito da solo, però è un gioco vecchia scuola, è un remake dei giochi degli anni 80 che erano tutti enormemente più difficili di quelli odierni. Poi io sono un po' più bravino con gli sparatutto. Penso che il prossimo gioco che vi porterà sarà uno sparatutto, devo vedere, non so quale. Corey Valencia, Sandy Abe come Abe Lincoln, Christy Crawford. Crawford, chi era Crawford? Jessica Klein, Rick Dempsey, il Brian Monroe, allora il produttore esecutivo, il direttore esecutivo, Brian Monroe, Ben Hoppe, René Johnson, Ethan Schreiber, Vanessa e McGee, cioè il nome di Vanessa Beyer e poi il cognome di American McGee, uno dei più famosi veterani dell'industria del videogioco. È uno dei pochi sviluppatori del gruppo di quelli che hanno fatto il primo Doom e il secondo Doom, l'ID Software. C'era anche in Quake, sì, ha lavorato anche a Quake. E poi è quello che è andato a fare il gioco di Alice Madness Returns. Poi Alice Madness Returns mi sa che è il secondo che ha fatto, perché ce n'è un altro prima di Alice. Cioè ci sono due capitoli di quei giochi di Alice in Wonderland. Eric Bauza, ecco, infatti Eric Bauza me lo ricordo, è quello che fa le musiche se non sbaglio. Ah no, Eric Bauza è un doppiatore, c'è anche su Instagram. Qui c'era Alan Young, vedete l'ultimo, Alan Young era il doppiatore storico di DuckTales. Che non è morto troppo tempo dopo questo gioco qua, ecco, 2013. Su PC mi sa che è arrivato un po' dopo, non mi ricordo, ma comunque quando è arrivato lui è morto nel 2016. Grazie per aver giocato. Ok, prego.